שלום לכם כאלה פלאי, עוד יום תשם סיימן מסכת חולין דף גב. ואורן נציאמו דן הקוטו דשי סיימן רגע. דסו פרפורי דן הסקונדה רגע, פרימה כדי לרגע דמנטנו לרגע. פסי דקרד במה הכתיב, ואומיסטו דלציון פרשידנטה כאילברסו דמישלה, ושמת סכין בלואיך, איבן נפש אתה. Che tu ti metta un coltello nella bocca, se sei meticoloso, premuroso nel compimento del mitzvot. Perciò chiede di che cosa si tratta e spiega, vitalmente Oshev li fenerabò, di uno studente davanti al suo maestro, il suo rabbino, di Tani Rabichia, che te scel il chom et moshel, בין תבין את אשר לפניך ושמת שקי ולואיך עם בעל נפש אתה. כסי סטי פר סטי סדותו פר סטודיה לתורה. כאן הוא גרנדי מאסטר, הוא גרנדי סאג'ו. דבי כפיר את שוק סטאדי פרונטטי. אם אמת את יום קולטנו לבוקה, סטי אטנטו. Cioè, adesso spiega. Immediatamente mi rabbò se io dea la zelotam bin vim lav ta venita scelta fanecha santa sekemi loecha in valne vishata proshemeno. Se vuoi chiedere una domanda e sa rispondere e sai che sa rispondere, allora puoi chiedere una domanda. Però se sai che non sa rispondere non devi causargli un imbarazzo e causargli che sia svergognato in pubblico, e perciò in questo caso è meglio che stai zitto, non gli chiedi niente e puoi chiedere uno a un altro rabbino, a un altro maestro che sa come risponderti. E lo sa ben Yosef, Shadre Rabbi Abau Leatui Hamra Mibei Kutai. E lo sa ben Yosef, mandò Rabbi Abau a portare vino da Kutai. Ashkara usava, incontrò un certo saggio, un certo anziano. Amar lei, delle volte a Usava si riferisce agli Amonavi. Amar lei disse questo anziano Rabbi Yitzchak, Let kan shomer Torah. Tra questi cutei non c'è nessuno che osserva la Torah. Allora Rabbi Yitzchak si pere dvarim lifnei Rabbi Abahu. E andò a contro ciò Rabbi Abahu. Allora Rabbi Abahu si pere dvarim lifnei Rabbi Ami e Rabbi Asi. E andò a e Rabbi Abahu andò a raccontare ciò a Rabbi Amir Basi e loro lo Zazu Misham anzi a Samuel dei Kochavim Gurim che decretarono che sono considerati come Goim completi completamente le mai riguarda cosa si riferisce ciò quale legge il Shchita Yain Eser se vuol dire che si riferisce a Shchita Yain Eser ma Tam Gazru Beur Rabbanan. Vuoi forse dire che lì i saggi decretarono? Forse non è per forza una domanda, può essere un'affermazione. Che i saggi già decretarono riguardo a ciò, che Rabbi Meir decretò riguardo al vino, Rabbi Gamliel decretò riguardo alla Shchita. Perciò, per quale ragione è necessario che decretino nuovamente Rabbi Meir Basi? Perciò rispondo a Gmarà, io non gaso ve lo chiedo minaio, altro mi ero rassi, gaso ve chiedo minaio. Che all'inizio il popolo non accettò questo decreto, e se poi non accettò, allora il decreto è invalido, e non cambia nulla. Perché, la ragione è perché il popolo era troppo, avevano affari con i cutei, erano abituati a fare transazioni, acquistare, comprare e da vendere loro. E perciò non accettarono, però alla fine quando Ravam e Ravasi decretarono allora forse la situazione cambiò e erano in grado di poter evitare di fare affari con i cutei. Chiamarà mai vede come vengono Goim e cosa si riferisce il fatto che sono completamente Goim completamente si riferisce a rinunciare proprietà e cedere proprietà. Si riferisce al Din che quando ebrei
vivono in una casa la quale dà diversi inquilini, vivono in un palazzo che dà a un cortile in comune per tutti gli inquilini. Allora il dean è che per poter portare dalla casa al cortile e viceversa devono fare un eruv, che ciascuno deve partecipare all'eruv, cioè ciascuno deve dare un pezzo di pane a uno degli inquilini e mettere il pane di ogni inquilino in una casa. E questo si chiama eruv, eruv hatzerot. O anche riguardo a mevot lo stesso, c'è eruv mevot. Adesso, se uno di questi ebrei, generalmente lo si fa una volta all'anno, perché se è chametz, naturalmente per Pesach non si può tenere, e dopo Pesach lo fanno nuovamente. O di Pesach mettono matzah e poi mettono il pane tutto l'anno, una volta all'anno. E adesso, se uno di questi inquilini non diede il pane, allora vieterebbe a tutti gli altri inquilini di portare dalle case al cortile e viceversa, che non si può più portare né la casa al cortile né la cortile alla casa. Però se questo inquilino rinuncia a questa proprietà e dice io rinuncio e non userò il cortile questo Shabbat, allora loro possono usarlo. E quindi cede questa proprietà agli altri inquilini. E questo si può fare anche del Shabbat, perché è semplicemente un'affermazione verbale. Adesso però se c'è un inquilino che è un goy, allora non aiuta che lui cede, che rinuncia e cede. Devono affittare da lui. E la cosa è che devono affittare, è sufficiente che dica, gli dicono di che sei disposto a affittare, che ci affitti. E lui deve dire sì, vi affitto. È sufficiente questa affermazione, basta, non ci vuole più di più. Infatti questo è un problema oggigiorno quando uno abita con un goy. Io ho avuto questo problema, ho avuto parecchio filo da torcere. Cercare il goy non può capire perché basta, è sufficiente un'affermazione, che non bisogna fare kinyan o chazakah, un'azione di acquisizione. È sufficiente che lo dice e basta. E un goy non capisce questo, dice cosa aiuta se dico. Comunque questa è l'alaha. E adesso se il goy vuole cedere, e se vuole rinunciare, cedere, non può rinunciare, cioè devono affittare da lui, devono prendere un affitto e deve dire io vi affitto. Perciò questi cutei sono considerati come goyim e perciò se sono inquilini devono affittare come un goy normale. Perciò non sono più considerati come ebrei che possono rinunciare e cedere alla proprietà. Luca di Tanya, come ho studiato, che Israel Mumar Meshamer Shabbato Bashuk, se un ebreo non è Mechalel Shabbat Befaresia, che non trasgredisce i divieti Shabbat in pubblico, lo considera come un ebreo. E perciò se non partecipò, è un inquilino e non partecipò nell'eruv, in questo caso mevater shuv noten shuv, può rinunciare e cedere la sua proprietà come ho già appena menzionato. Però veshinam shav shavato veshuv, però se trasgredisce i divieti shabbat in pubblico, e non vater shuv noten shuv, allora non può rinunciare e cedere la proprietà. Mi prescindono, se non tenere su, va a tenere su, vedo che allora deve affittare così come un goy, perché solo un ebreo può rinunciare e cedere la proprietà, e un goy deve affittare. Chezad, amarlo, reshuti knuya lachach, o reshuti mutelet lach, kana, venot zalech lizkot. Adesso, come fa l'ebreo a rinunciare? Amarlo, dice, reshuti knuya lach. Ti do la proprietà, te la do, cioè puoi prendere in possesso la mia proprietà, o reshutim vateletlach, o la mia proprietà è annullata rispetto alle vostre proprietà. E perciò Canà, l'inquilino o gli inquilini acquistarono, acquisirono
Benotar Lescott, e non deve fare un Kinyan come Hasakah, che è sufficiente un'affermazione verbale. La misera bravasi ikleu lepundeka dia i. La misera bravasi accadde che andarono a pernottare in una locanda nella città di Ai. Gli abitanti di questa città erano ebrei, però erano ignoranti della legge. Aitro e Camaio, Bezzema, insomma, Codbiai, offrirono loro delle uova che erano, si restrinsero, che erano troppo cotte, erano mischiate con vino. La Bezzera lo achal, Ravasi achal, la Bezzera non mangiò, Ravasi mangiò. Amare Ravasi, Ravasi, velo chaish mar le tarove d'mai. Non è lei forse timoroso di una miscela con Dmai? Dmai è un prodotto riguardo al quale c'è un dubbio se furono prelevate il tromotomastot la decima e gli altri doni. E normalmente non si potrebbe mangiare, è solo e bisogna offrire, bisogna prelevare il trumato masrot. E perciò, benché un dubbio, bisogna comunque prelevare. Amar lei, rispose Ravasi, lava datai, non mi sono reso conto. Amar Ravasi, Ramasera, Efshar, Gazu, Altarove, Timai, Mistaia, Milta, Dravasi, Lamecha, Lisura. È forse possibile che Ravasi compia un tale peccato, diciamo, e mangi qualcosa che è vietato? Poiché, come abbiamo già studiato, Ashram e Tarsi Tzadikim, Enakushbo, come vita Kala Yada, Tzadikim, Atzalo, Kola Sheken, se animali di Tzadikim non mangiano divieti, a maggior ragione che Tzadikim stessi non mangiano divieti, che Hashem non causerebbe che possa aggiungere questa posizione di trasgredire un divieto riguardo al cibo. Perché il Tosafot dice che solo riguardo al cibo c'è questa legge divina, diciamo questa legge, questa è meglio detto, questa protezione divina, che i Tzadikim non mangiano i prodotti che sono vietati, i cibi vietati. Però riguardo alle azioni c'è la possibilità che un tzaddik possa compiere un peccato. Navarak zera dak veashkach. Ravdera andò e cercò qualche Mishnah o qualche Braita. Veashkach trovò che dettagli ha studiato una Braita, un Tosefta, che dice Alokeach yain latet le toch hamurias o le toch aluntit. Uno che acquista vino da un amare, da un ignorante, e c'è sempre questo dubbio, ed mai che c'è il dubbio che se prelevò le masrot oppure no, per mischiare con un cibo fatto di grasso di pesce oppure un cibo alluntit e un cibo fatto di acqua, vino e di d'olio, un d'olio, sembra forse un certo tipo d'olio. Oppure se acquistò Karshin Lasot Mem Tchinin e un cibo fatto di oppure Karshin Lasot Mem Tchinin, oppure acquistò della veccia per tritarla e mischiarla con delle spezie, oppure Adashin Lasot Mem Rissisin, oppure acquistò delle lenticchie da tritarle e di mischiarle con delle spezie. Chayav Mishum Dmai è obbligato di prelevare le Trumot Masorot poiché vi è questo dubbio, poiché prese da un ignorante. Ve'etzer Yechlomar Mishum Vadai è maggior ragione che se fosse questo Amaretz avesse detto che infatti non prelevò, indubbiamente deve prelevare Trumot Masorot. La ragione è poiché acquistò ogni cosa separatamente, però Venazman e Mutarin, però se
questi cibi, queste cose furono già mischiate, allora mutarim, non è necessario prelevare trumat masrot, bipnei shentarovet, siccome sono già miscelati, mischiati, in questo caso se acquistò tutto mischiato, allora non deve prelevare niente. Solo se acquistò le cose separatamente, deve prelevare. Ma vuol dire che non decretarono che uno deve prelevare nel caso che vi è questa miscela, anche se demai, però, e anche se una miscela, Vatania invece è una stata preta che dice, Anotelli shento isa lefot. Se uno dà, dà del cibo, scusi, dà un impasto da cuocere, che diede alla moglie di un amaretz, di un ignorante, ugderà il vascello, oppure gli diede una pentola di cibo da cucinare. E non chosesh lis'ol betavlin sheba, lo mishum shvit, lo mishum maaser. Non deve aver timore che questa vicina, ignorante, che cambiò quello che lui diede il cibo già pronto, diciamo l'impasto pronto, che deve essere cucinato, oppure il cibo, la pentola con tutto il cibo che bisogna solo cucinare. E non c'è rischio, non abbiamo timore che forse cambiò e gli diede di altri prodotti riguardo ai quali vi sono dei divieti, come dell'anno sabbatico o che non prelevò Trumat Masrot, poiché, benché sono marazzim, sono ignoranti, però non li sospettiamo che rubano. Vima marla asili mishlechi, però se gli disse fammi un impasto tuo, con le tue sostanze, o un cibo, preparami una pentola con cibo dei tuoi cibi. In questo caso sì, c'è timore che lei gli diede dei cibi o un impasto o dei cibi riguardo a quali è un divieto di Shevi'it o di Maaser. Maaser si tende in Maaser anche Truma, naturalmente, Trumat Masrot. Ma allora c'è una contraddizione, perché prima avevo detto che se uno acquista da un Amaretz un cibo già mischiato, non deve prelevare Trumat Masrot, invece qui, in questo caso, che chiede alla vicina di prelevare questo cibo, che anche è mischiato, anche dovrebbe essere la stessa legge che non dovrebbe prelevare Trumat Masrot, però dice la Gemara che sì, la verità dice che deve sì prelevare, perciò c'è questa contraddizione. Sfonda Gemara, Shaniatam, di chiamate Kamarla, Sili Mishelechim, che mandi Arvi Adayim Dami. No, in questo caso è diverso perché siccome lui disse dammi dei tuoi cibi, come se lui gli avesse detto, gli avesse fatto la sua shlichut, il suo mandante, e perciò è come se lei, la vicina, l'ha fatto per lui, è come se lui stesso l'avesse fatto, e perciò è come se l'avesse mischiato lui stesso. Che man de arrivi a dainame, raframe amar. Risponde un'altra risposta, Shani Sol Tavlin, dell'etama Avi, dell'etama lo batil. Siccome c'è dentro, ci sono le spezie e c'è dell'impasto con lievito, c'è cioè lievito e spezie che sono fatti per migliorare il sapore e un sapore non può essere mai annullato. E perciò anche se una miscela non è considerata una miscela, è considerata come se queste materie prime sono separate, perciò deve prelevare Trumat Masrot. Però, vino in uova, come ho visto prima, che eravassi mangiato di quelle, o mischiato con grasso di pesce, in questo caso non è necessario prelevare Trumat Masrot. E perciò vediamo che non c'era problema, che Rezera pensò perché mangiò, ma veramente era permesso. Vuoi forse dire che non abbiamo timore che la moglie di questo ignorante
cambi il cibo. Vietnam, abbiamo studiato una Mishnah che all'hotel la Chamotò, se uno dà al suo suocero un impasto da cucinare, ma se c'è un hotel là, invece un hotel Mimena, deve provare ma se da quello che gli dà e deve provare anche quello che lei gli darà, poiché Nesha Hashuda Machlepet, e poiché c'è il timore che scambi il pane a mitkalkel, che si rovina durante la cottura, e forse non vuole guastare le relazioni con il suo genero, perciò gli dà, diciamo che lo bruciò, per esempio. Allora gli dà un altro impasto che lei preparò, però in quell'impasto già c'è il problema di trovato, non so, perciò deve provare nuovamente, che forse, diciamo, lo rovinò, lo bruciò e non vuole fare brutta figura col proprio genero. Risponde Mara, Atam, lì nel caso della suocera, e la ragione è che Katani Tam, la ragione è poiché Amarabiuta Rotsa hi Betakanat Bita Uboshem Khatana. Come ho spiegato, che vuole che sua figlia faccia bella figura e non vuole fare brutta figura davanti al proprio genero, e perciò può scambiare il cibo, e perciò bisogna prelevare Trumot Masot, come ho appena detto. Voltiamo il Dev. Ule Alma, però, riguardo altri casi, altra gente dove non c'è il rischio che possa scambiare, dove in altri casi non c'è rischio che non vuole fare brutta figura, e anche non c'è rischio che voglia prendere una parte migliore per se stessa e dargli una parte, con un altro tipo di peggiore qualità. Matnan, vuoi forse dire che non abbiamo timore di ciò? Ma invece abbiamo studiato che hanno tempo di che ce l'ho uno che dà alla sua padrona di casa, diciamo, che uno che affitta e anche gli dà le materie prime per preparare il cibo. Ma se c'è un hotel là, invece un hotel mena, deve prelevare Trumot Masot da ciò che gli dà e anche da ciò che riceve da lei, poiché c'è sì il sospetto che possa scambiare. Poiché può darsi che prende la parte migliore per se stessa. E secondo qua, Atamnami, Moria, Gamra, Barbira, Lechol Khamimana, Echol Karir. E lì si tratta anche, che no, non sappiamo che scambi, si tratta anche del caso che una padrona di casa dove c'è uno studente talmudico che studia in Shiva e sta da lei e dice: forse io mangerei del caldo e lui mangia il freddo. No, io in scambio gli do da lui del caldo, cibo, diciamo, cibo fresco, e mi tengo per me il cibo che è freddo, che forse che non è così fresco, eccetera. Cioè lo fa per fargli un favore a questo saggio che studia, ma non perché lei vuole scambiare, perciò non sospettiamo che scambi. Poiché non sospettiamo che rubi, chiamala il Khalufi lo Khashina, vuoi forse dire che non sospettiamo che scambi? Invece abbiamo studiato la Tania, Eshet Khaver Tochanet, Eshet Amarez, Bisman, Sheitmea, la moglie di un saggio che conosce le leggi può macinare, aiutare una vicina a macinare, e se questa vicina è la moglie di un Amarez, e questo quando lei è impura, però se è pura non può, poiché può toccare poiché se è impura sta attenta a non toccare i cibi che non diventano impuri. Però se è pura, non sta attenta. E forse mangerebbe dei cibi che
che sono ormai e dei quali bisogna prelevare il traumatoma stavolta, e lei non preleverebbe. Lasciamo venire Lazaro Mer. Ah, bisogna scegliere, ah, lo ti trovo, mi piace che la non tenete la bocchetta. Ma dice che anche quando lei è impura non deve mangiare, perché forse la sua amica, la sua vicina, gli darebbe da mangiare quello che sta macinando e sarebbe considerato un furto. Adesso vediamo che, siccome la vicina è disposta a dargli di questi granelli che lei sta macinando da mangiare, a maggior ragione che se ruba dal marito che gli dà questa vicina, a maggior ragione che scambierebbe. Amar Rabbi Yosef Hatam Name, anche in questo caso Mori Avamra darebbe una spiegazione, si spiegherebbe se stessa, Tura Mideshe Kachil, così come un toro che sta macinando, è permesso, c'è scritto nella Torah, Lotason Shov Bidisho, un toro che sta macinando, è vietato mettere una museruola che non mangi. E ugualmente qualcuno che lavora nei campi, Minatorà, può mangiare quello che sta raccogliendo. E perciò lei si dice a se stessa, così come questa mia vicina mi sta aiutando a tutti i diritti di mangiare di questo cibo. Però la legge è diversa, non è così, poiché la legge è che se la moglie del saggio prenderebbe da sola, allora sarebbe permesso. Però se lei glielo dà è vietato, quello è il divieto. Comunque c'è un po' un problema con tutta questa sughiera, poiché il dine è che benché tutto appartiene al marito, però se una moglie dà, diciamo, una tzedakah, una piccola quantità, è permesso, anche se il marito non gli ha permesso, è permesso alla moglie di dare una piccola quantità, perciò anche in questo caso sarebbe permesso alla donna, la moglie dell'Amarez, di dare alla moglie del saggio dei grani da mangiare, poiché una piccola quantità è permesso. Perciò infatti i poschim hanno un po' un problema con questo, e comunque è una sughiera più complessa, perciò e adesso noi studiamo il Pshat della Gemara. Comunque terminiamo adesso e vi auguro che se mi mandi tutte le brachot della Torah e che le vostre Hashem Malei Mishalot Lipchem le Tovah, che tutto sia per il meglio. Grazie per l'ascolto.